250 progetti finanziati in tutto, 40.000 euro a progetto e il primo centinaio di attività finanziati. In partenza oltre 2,2 milioni di euro che si vanno ad aggiungere agli 11 milioni già programmati alla fine del 2021 fino ad oggi. Welfare, la regione rilancia, terza finestra temporale del bando Puglia Capitale Sociale 3.0 che prevede una nuova assegnazione di risorse. L'avviso, aperto per la prima volta nel novembre del 2021 e una seconda nel febbraio scorso, è finalizzato allo sviluppo della cittadinanza attiva e alla promozione del welfare di comunità. Dobbiamo creare lavoro, questa è la vera sfida del prossimo anno e chiaramente con questi piccoli bandi che comunque sono importanti, raddoppiati rispetto a Puglia Capitale Sociale 2.0 dove erano 20.000, oggi diamo 40.000 euro per progetti con un 10% di cofinanziamento, al tempo era il 20%, quindi abbiamo veramente ridotto, siamo andati incontro al terzo settore. Questa è stata la scelta del Dipartimento, dimostrare la varietà delle attività di interesse generale che sono state poste sul campo del territorio pugliese, quindi avremo invecchiamento attivo, omotransfobia, inclusione lavorativa, sostegno psicologico ai caregiver, agricoltura sociale, questa dimostrazione del fatto che il terzo settore che opera sul territorio è in grado di cogliere le esigenze relative alla singola comunità.